Argonauti. Tao Chien ed Eliza Somers misero piede per la prima volta a San Francisco alle 2 del pomeriggio di un martedì di aprile del 1850. A quell'epoca migliaia di avventurieri vi avevano già transitato brevemente diretti ai giacimenti. Un vento ostinato rendeva difficile procedere, ma il giorno era limpido e poterono apprezzare il panorama della baia nella sua splendida bellezza. Taucien aveva un aspetto stravagante con la sua valigetta da medico, dalla quale non si separava mai un fagotto sulla schiena, il cappello di paglia e il poncio di lana multicolore comprato da uno degli scaricatori messicani. In quella città, tuttavia, l'apparenza non contava granché. A Eliza tremavano le gambe, che non usava da due mesi, e soffriva il mal di terra come aveva sofferto il mal di mare, ma l'abbigliamento maschile le dava una libertà sconosciuta e non si era mai sentita tanto invisibile. Una volta ripresasi dalla sensazione di essere nuda, poté godersi la brezza che le si infilava nelle maniche della camicia e nei pantaloni. Abituata al carcere della sottoveste, ora respirava a pieni polmoni, faceva molta fatica a trasportare la piccola valigia con i graziosi abitini che Miss Rose aveva preparato con le migliori intenzioni e vedendola barcollare, Tao Chien gliela prese e se la mise in spalla. La coperta castigliana, arrotolata sotto il braccio, pesava tanto quanto la valigia, ma Eliza capì che non poteva abbandonarla, perché di notte sarebbe stata il bene più prezioso. A Capochino, nascosta dietro il cappello di paglia, avanzava a stento nella spaventosa anarchia del porto. Il villaggio di Yerba Buena, fondato da una spedizione spagnola nel 1769, contava meno di 500 abitanti, ma appena si era sparsa la voce dell'oro, erano iniziati a giungere gli avventurieri. Nel giro di pochi mesi quel quieto paesino si era svegliato con il nome di San Francisco e la sua fama aveva raggiunto perfino i paesi lontani. Per il momento non era ancora una vera città, ma solo un gigantesco accampamento di uomini di passaggio. La febbre dell'oro non lasciò indifferente nessuno. Fabbri, falegnami, maestri, medici, soldati, ricercatori, predicatori, panettieri, rivoluzionari e docili matti di tutti i tipi, si erano lasciati alle spalle famiglia e averi pur di attraversare il mezzo mondo all'inseguimento dell'avventura. Cercano loro e per strada perdono l'anima, aveva instancabilmente ripetuto il capitano Katz in ognuna delle brevi funzioni religiose che la domenica imponeva ai passeggeri e all'equipaggio dell'Emilia, ma nessuno gli aveva badato, tutti obnubilati dall'illusione di una ricchezza immediata che avrebbe cambiato la loro vita. Per la prima volta nella storia, l'oro si trovava sparpagliato per terra e senza padrone, gratuito e in abbondanza, a portata di mano di chiunque avesse deciso di raccoglierlo. Dalle rive più lontane arrivavano gli argonauti europei in fuga da guerre, epidemie, tirannidi, yenchi ambiziosi e coraggiosi, neri a caccia della libertà, russi e abitanti dell'Oregon vestiti di pelli come gli indiani, messicani, cileni e peruviani, banditi australiani, contadini cinesi affamati che rischiavano la testa violando la proibizione imperiale di abbandonare la patria. Nei vicoli inzaccherati di San Francisco si mescolavano tutte le razze. Le strade principali, costituite da ampi semicerchi i cui estremi toccavano la spiaggia, si incrociavano con rettilinei che scendevano dalle ripide colline e terminavano al molo e alcuni erano tanto scoscesi che nemmeno i muli riuscivano a inerpicarsi. All'improvviso soffiava un vento di tempesta che sollevava mulinelli di polvere e sabbia, ma poco dopo l'aria si placava e il cielo tornava limpido. Esistevano già svariati edifici veri e propri e ce n'erano dozzine in costruzione, tra cui quelli che si annunciavano come futuri hotel di lusso, ma per il resto non si vedeva che una cozzaglia di alloggi provvisori, baracche, casupole di lamiera, legno o cartone, tende di olona e tettoie di paglia. Le piogge dell'inverno appena passato avevano trasformato il mole in uno stagno. I pochi veicoli si impantanavano nel fango e bisognava posare delle assi per attraversare i canali di scolo pieni di spazzatura, di migliaia di bottiglie rotte e di altri avanzi. Non esistevano né canalizzazioni né fogne e i pozzi erano inquinati, il colera e la dissenteria facevano stragi, tranne fra i cinesi che d'abitudine bevevano il tè e i cileni cresciuti con l'acqua infetta del loro paese e pertanto immuni da qualsiasi batterio. L'eterogenea moltitudine brulicava in preda a una frenetica attività spingendo e inciampando con materiali da costruzione, barili, casse, asini e carretti. Gli scaricatori cinesi tenevano in equilibrio i pesi alle estremità di pertiche senza preoccuparsi di chi colpivano al loro passaggio. I messicani, forti e pazienti, si caricavano sulla schiena l'equivalente del loro peso e salivano i pendii trottando. I malesi e gli hawaiani approfittavano di qualsiasi pretesto per dare inizio a una rissa. I yankee si mettevano a capo di improvvisate attività commerciali, eliminando chi li intralciava. I californiani, nati sul posto, esibivano con borrie a belle giacche ricamate, sproni d'argento e pantaloni aperti sui lati con una doppia fila di bottoni d'oro dalla vita agli stivali. Lo schiamazzo di zuffe o di incidenti si aggiungeva al rumore confuso di martelli, seghe e pale. Si sentiva sparare con raccapricciante frequenza, ma nessuno si scomponeva per un morto in più o in meno quando invece il furto di una scatola di chiodi radunava immediatamente un gruppo di indignati cittadini disposti a farsi giustizia da sé. La proprietà valeva molto più della vita e qualsiasi ruberia oltre i 100 dollari veniva pagata con la forca. Abbondavano le sale da gioco, i bar e i saloon addobbati con immagini di donne nude in mancanza di quelle in carne e ossa. Nei tendoni si vendeva di tutto, soprattutto liquori e armi a prezzi esorbitanti perché nessuno aveva il tempo di mercanteggiare. I clienti pagavano quasi sempre in oro senza fermarsi a raccogliere la polvere che rimaneva attaccata ai piatti della bilancia. Tao Qian decise che la famosa gumsan... La montagna dorata, della quale tanto aveva sentito parlare, era un inferno e calcolò che con quei prezzi i suoi risparmi sarebbero serviti a ben poco e dato che l'unica moneta accettata era il metallo puro, anche il sacchetto di gioielli di Elisa sarebbe stato inutile. Eliza si fece strada nella confusione come meglio poté, appiccicata a Tao Chien e riconoscente ai suoi abiti maschili, visto che di donne non se ne vedevano da nessuna parte. Le sette viaggiatrici dell'Emilia erano state portate a spalle in uno dei molti saloon dove senz'altro avevano già iniziato a guadagnare i 270 dollari del biglietto che dovevano al capitano Vincent Katz. Tao Chien era venuto a sapere dagli scaricatori che la città era divisa in settori e che ogni nazionalità occupava un rione. Lo avevano avvertito di non avvicinarsi alla zona dei farabutti australiani che potevano attaccarli semplicemente per divertimento e gli avevano indicato come raggiungere l'ammasso di tende e casupole dove vivevano i cinesi. Fu in quella direzione che iniziò a camminare. Come farò a trovare Joaquin in questa baraonda? chiese Laisa sentendosi sperduta e impotente. Beh, se c'è un quartiere cinese ci sarà anche quello cileno, cercalo. Non ho intenzione di separarmi da te, Tao. Stasera torno alla nave. L'avertì lui. Perché non ti interessa loro? Tao Cien affrettò il passo e lei regolò il suo per non perderlo di vista. Così arrivarono al quartiere cinese, Little Canton, come veniva chiamato un paio di stradine insalubri dove lui si sentì immediatamente a casa perché non si vedeva una sola faccia da Fanguei. L'aria era impregnata dei deliziosi aromi della cucina del suo paese e si sentivano parlare diversi dialetti, soprattutto il cantonese. Per Eliza invece fu come sbarcare su un altro pianeta. Non capiva una sola parola e le sembrava che fossero tutti furibondi per gesticolare, gridando a quel modo. Neanche lì vide delle donne, ma Tao le indicò un paio di finestrelle sprangate da cui si affacciavano dei visi disperati. Era da due mesi che non stava con una donna e queste lo stavano chiamando, ma conosceva troppo bene le stragi provocate dalle malattie venere per correre un rischio del genere con una di quelle donne di basso rango. Erano contadine, comprate per qualche moneta e portate lì dalle più remote province della Cina pensò a sua sorella venduta dal padre e un'ondata di nausea lo fece ripiegare su se stesso. Cosa c'è, Tao? Brutti ricordi. Queste ragazze sono schiave. Ma non hanno detto che in California non ci sono schiavi. Entrarono in un ristorante segnalato con le tradizionali strisce di stoffa gialla, dotato di un lungo tavolone gremito di uomini che gomito a gomito divoravano in fretta il cibo. Il rumore delle bacchette contro le scodelle e la conversazione ad alta voce erano musica per le orecchie di Tao Qian. Attesero in piedi in doppia fila fino a quando riuscirono a sedersi. Non si trattava di scegliere, ma di approfittare di ciò che si trovava a portata di mano. Bisognava essere abili a ferrare il piatto al volo prima che qualcuno più lesto lo intercettasse, ma Tao riuscì a prenderne uno per Eliza e uno per sé. Lei... Osservò con diffidenza un liquido verdastro in cui galleggiavano filamenti pallidi e molluschi gelatinosi. Si vantava di riconoscere qualsiasi ingrediente dall'aroma, ma quel piatto non le parve nemmeno commestibile. Aveva l'aspetto di acqua di stagno, abitata da girini, anche se presentava il vantaggio di non esigere bacchette per essere consumato perché lo si poteva sorbire direttamente dalla scodella. Beh. La fame ebbe la meglio sulla diffidenza e si decise ad assaggiarlo mentre alle sue spalle una fila di avventori impazienti le gridava di sbrigarsi. Il piatto risultò essere delizioso e molto volentieri ne avrebbe preso un altro, ma Tao Qian non le diede il tempo e prendendola per un braccio la riportò fuori. Lo seguì per i negozi del quartiere in cui reintegrò i prodotti medicinali della valigetta e parlò con il paio di arboristi cinesi che operavano in città e poi. In una bisca delle molte che c'erano nel quartiere. Si trattava di un edificio di legno con pretese lussuose, decorato da dipinti di donne voluttuose, mezze nude. L'oro in polvere veniva prima pesato e poi cambiato in monete a 16 dollari l'oncia o semplicemente si depositava l'intera borsa sulla tavola. Americani, francesi e messicani costituivano la maggior parte dei clienti, ma c'erano anche avventurieri provenienti dalle Hawaii, dal Cile, dall'Australia e dalla Russia. I giochi più popolari erano il Monte Messicano, il Lasquenet e il Vente un e siccome i cinesi preferivano il Fantan e scommettevano solo gli spiccioli, non erano ben accolti ai tavoli dove si facevano puntate alte. Non si vedeva un solo nero ai tavoli, anche se ve n'erano che suonavano o servivano. Più tardi dissero loro che se i neri entravano nei bar o nelle bische ricevevano una consumazione gratis, ma poi dovevano andarsene o venivano cacciati fuori a colpi di pistola. C'erano tre donne nel salone: due giovani messicane dagli occhi vivaci, vestite di bianco e intente a fumarsi una sigaretta dietro l'altra, e una francese con un bustino aderente e un trucco pesante, più matura ma graziosa. Giravano per i tavoli, incitando a giocare e a bere, e sparivano abbastanza spesso al braccio di qualche cliente, dietro un pesante tendaggio di broccato rosso. Tao Chien venne a sapere che chiedevano un'oncia d'oro per un'ora di compagnia nel bar e diverse centinaia di dollari per passare l'intera nottata con un uomo solo, ma la francese era più cara e non trattava con neri e cinesi. Disorientata nel suo ruolo di ragazzo orientale, Eliza si sedette esausta in un angolo mentre Tao conversava qua e là, informandosi sui particolari relativi all'oro e alla vita in California. Protetto dal ricordo di Lin, Tao Qian riusciva a sopportare più facilmente la tentazione delle donne che non quella del gioco. Il suono delle fish del fantane dei dadi sulla superficie del tavolo lo chiamava con voce da sirena. La vista del mazzo di carte in mano ai giocatori lo faceva sudare, ma riuscì ad astenersi, corroborato dalla convinzione che se fosse venuto meno alla promessa la buona sorte l'avrebbe abbandonato per sempre. A distanza di diversi anni, dopo infinite avventure, Eliza gli chiese a quale buona sorte facesse riferimento e lui, senza pensarci su, due volte le rispose quella di essere vivo e di averti conosciuta. Nel pomeriggio Tau venne a sapere che i giacimenti si trovavano presso il fiume Sacramento, l'American River e il San Joaquin e nelle loro centinaia di ramificazioni, ma le cartine non erano affidabili e le distanze spaventose. L'oro facile della superficie iniziava a scarseggiare, certo non mancavano minatori fortunati che inciampavano in pepite grosse come scarpe, ma la maggior parte doveva accontentarsi di un pugno di polvere guadagnata con uno sforzo smisurato. Si parlava molto dell'oro, gli dissero, ma poco della fatica con cui lo si ricavava. C'era bisogno di un'oncia al giorno per ottenere un qualche guadagno. Sempre ammesso che si fosse disposti a fare una vita da cani, perché i prezzi erano capricciosi e l'oro se ne andava in un batter d'occhio. Invece, i mercanti e gli usurai si arricchivano. Come un loro compatriota che si era dedicato al lavaggio della biancheria e che in pochi mesi si era costruito una solida casa e stava pensando di tornare in Cina, di comprarsi varie spose e di dedicarsi alla produzione di figli maschi, o un altro che prestava soldi in una bisca al 10% di interessi all'ora, vale a dire a più dell'86000% all'anno. Gli vennero confermate storie favolose di pepite enormi, di polvere mescolata in oro alla sabbia, di filoni di quarzo, di muli che staccavano una pietra con le zampe e sotto appariva un tesoro, ma per diventare ricchi erano necessari lavoro e fortuna. Agli Yankee mancava la pazienza, non sapevano lavorare in squadra venivano sopraffatti dalla disorganizzazione e dall'avidità. Messicani e cileni si intendevano di meniere, ma avevano le mani bucate, quelli dell'Oregon e i russi perdevano tempo a litigare e a bere. I cinesi invece, per quanto miseri fossero i loro veri, riuscivano a guadagnare perché erano frugali, non si ubriacavano e lavoravano come formiche, 18 ore al giorno, senza far pause né lamentarsi. I Fangue erano irritati con i cinesi per il loro successo. Li misero in guardia, per cui era necessario dissimulare, farsi passare per tonti, non provocarli o l'avrebbero pagata cara, come toccava agli orgogliosi messicani. Sì, li informarono, c'era un accampamento di cileni, restava un po' ai margini della città nella punta a destra e si chiamava Cilecito. Ma ormai era troppo tardi per avventurarsi da quelle parti accompagnato solo da quel fratello ritardato. «Io torno alla nave», annunciò Tao, Ciena e Laisa quando uscirono dalla bisca. «Ho oh, le vertigini, come se stessi per cadere. Sei stata molto ammalata, hai bisogno di mangiare bene e di riposare. Non posso fare tutto ciò da sola, Tao. Per favore, aspetta ad andartene. Ho firmato un contratto, il capitano mi farà cercare. E da chi? Tutte le barche sono state abbandonate, non rimane nessuno a bordo». Quel capitano potrà pure sgolarsi, ma nessuno dei suoi marinai rientrerà. E adesso cosa faccio con lei? Si chiese Tao Ciena ad alta voce in cantonese. Il loro accordo scadeva a San Francisco, ma non se la sentiva di abbandonarla al suo destino in quel luogo. Eh, era in trappola, perlomeno fino a quando Eliza non si fosse sentita più in forza e si fosse messa in contatto con qualche cileno o avesse rintracciato l'alloggio di quel suo sfuggente fidanzato. Non sarebbe stato difficile, immaginò, per quanto San Francisco sembrasse confusa, per i cinesi non c'erano segreti in nessun luogo, poteva benissimo aspettare fino al giorno successivo e accompagnarla a Cilecito. Il buio era calato, dando a quel posto un aspetto tetro, le casupole erano quasi tutte di olona e le lampade al loro interno le rendevano trasparenti e luminose come diamanti. Le torce i falò per la strada e la musica delle case da gioco contribuivano a dare un senso di realtà. Tao Chien cercò alloggio per la notte e si imbatté in un grande capannone di circa 25 metri di lunghezza per 8 di larghezza, fatto di tavole e placche metalliche, recuperate dalle barche incagliate e coronato da un'insegna di hotel. All'interno si trovavano due piani di cuccette sopraelevate, semplici mensole di legno su cui si poteva sdraiare un uomo rannicchiato, con un bancone in fondo in cui si vendevano liquori. Non esistevano finestre e l'aria entrava unicamente dalle fessure tra le placche delle pareti. Con un dollaro ci si guadagnava il diritto a pernottare, portandosi la biancheria per il letto. I primi arrivati occupavano le cuccette, gli altri si accomodavano a terra, ma a loro non le diedero, anche se ce n'erano di libere, perché... Eh, erano cinesi. Si buttarono a terra usando il bagaglio come cuscino, protetti unicamente dal ponce e dalla coperta castigliana. Presto il locale si riempì di uomini di diverse razze e aspetto che si sdraiavano uno di fianco all'altro in strette file, vestiti e con le armi alla mano. Il pestilenziale odore di sudiciume e di effluvi organici sommato a russare e alle voci alterate di quanti si perdevano nei loro incubi rendevano difficile il sonno ma Eliza era talmente stanca che non si rese conto del trascorrere delle ore. Si svegliò all'alba tremando per il freddo raggomitolata contro la schiena di Tao Qian, e fu allora che scoprì il suo profumo di mare. Sulla nave si confondeva con la distesa d'acqua che li circondava, ma quella notte capì che era la fragranza peculiare del corpo di quell'uomo. Chiuse gli occhi, si strinse ancora di più a lui e si riaddormentò immediatamente. Il giorno successivo partirono alla ricerca di Cilesito, che lei riconobbe subito perché una bandiera cilena sventolava tronfie in cima a un palo e perché la maggior parte degli uomini portava in maulino stipici cappelli a forma di cono. Occupava all'incirca otto o dieci isolati ed era pieno di gente, tra cui donne e bambini che avevano viaggiato con gli uomini, tutte indaffarate in qualche lavoro o attività. Gli alloggi erano costituiti da tende, capanne e casupole di assi circondate da un groviglio di utensili e spazzatura. C'erano anche ristoranti, hotel improvvisati e. bordelli. Si potevano stimare in un paio di migliaia i cileni stabilitisi nel quartiere, ma nessuno li aveva contati e in realtà. Si trattava solo di un luogo di transito per chi era appena arrivato. Elaisa si rallegrò quando sentì la lingua del suo paese e vide un'insegna su una marridotta tenda di olona che annunciava Pechenes e Ciunciules. Si avvicinò e dissimulando l'accento cileno ordinò una porzione di questi ultimi. Tao Qian rimase a guardare quello strano alimento servito in mancanza di piatti in un pezzo di carta di giornale, senza riuscire a capire cosa diavolo fosse. Eliza gli spiegò che si trattava di trippa di maiale fritta nello strutto. Ieri mi sono mangiata la tua zuppa cinese, oggi tu ti mangi i miei cionciules cileni, gli ordinò. Come mai parlate spagnolo? Cinesi? inquisì gentilmente il venditore. Il mio amico non lo parla, io sì, perché sono stato in Perù, replicò Eliza. E cosa cercate da queste parti? Cerchiamo un cileno che si chiama Joaquin Andieta. E perché? Abbiamo un messaggio da dargli, lo conosce? Oh, da qui negli ultimi mesi è passata molta gente, nessuno. Si ferma più di qualche giorno. Se ne vanno subito ai giacimenti. Alcuni tornano, altri no. E Joaquin Andieta? Non mi ricordo, ma vado a chiedere. E e Tao Chien si sedettero a mangiare all'ombra di un pino venti minuti dopo il venditore di cibo tornò accompagnato da un uomo dall'aspetto di indiano del nord, gambe corte, spalle ampie, al quale disse, il quale disse che Joaquin Andieta era partito in direzione dei filoni di Sacramento almeno un paio di mesi prima, anche se lì nessuno teneva d'occhio e il calendario controllava il girovagare altrui. «Andiamo a Sacramento, Tao», decise Laisa non appena si furono allontanati da Cilesito. «Ancora non puoi viaggiare, ti devi rimettere un po'. Oh, riposerò là quando l'avrò trovato. Preferisco tornare indietro con il capitano Katz. La California, California non fa per me. Ma cosa ti succede? Hai orzata al posto del sangue? Sulla barca non è rimasto nessuno, tranne quel capitano con la sua Bibbia. Tutti vanno in cerca di oro e tu invece pensi di continuare a fare il cuoco per uno stipendio da due soldi. Non credo alla fortuna facile. Voglio una vita tranquilla. Va bene, se non è l'oro ci sarà qualcos'altro che ti possa interessare. Imparare? Imparare cosa? Sai già molto? Ho ancora tutto da imparare. Beh, allora sei arrivato nel posto giusto, non sai niente di questo paese? Qui c'è bisogno di medici. Quanti uomini credi che ci siano nelle miniere? Migliaia! E hanno tutti bisogno di un dottore. Questa è la terra delle opportunità, Tao. Vieni con me a Sacramento e poi se non vieni con me... Beh, non andrò molto lontano. Per un prezzo ridicolo, date le penose condizioni del mezzo, Taucien ed Eliza si imbarcarono per il nord, navigando per l'ampia baia di San Francisco. La barca era zeppa di viaggiatori muniti dei loro complicati attrezzi per l'estrazione e nessuno riusciva a muoversi in quello spazio ridotto stipato di casse, utensili, ceste e sacchi di provviste, polvere da sparo e armi. Il capitano e il secondo erano due yankee che, nonostante il pessimo aspetto, non lesinavano sugli scarsi alimenti e perfino sulle loro bottiglie di liquore. Taucien trattò con loro il prezzo del biglietto di Eliza, a lui permisero invece di barattare il viaggio con i suoi servizi di marinaio. I passeggeri tutti armati di grosse pistole alla cintura, oltre che di coltelli e rasoi, durante il primo giorno praticamente non si rivolsero la parola se non per insultarsi per qualche gomitata o qualche calcio inevitabile in quel caos. All'alba del secondo giorno, dopo una lunga notte fredda e umida trascorsa all'ancora nei pressi della costa, data l'impossibilità di navigare al buio, si sentivano tutti circondati da nemici. Le barbe incolte, la sporcizia, il cibo abominevole, le zanzare, il vento e la corrente contraria contribuivano a irritare gli animi. Tao Chien, l'unico senza piani né nemete, appariva perfettamente sereno e quando non doveva combattere con la vela, ammirava l'incantevole panorama della baia. Eliza invece era disperata nel suo ruolo di sordomuto tonto. Taucien l'aveva sbrigativamente presentata come fratello minore ed era riuscito a sistemarla in un angolo abbastanza protetto dal vento dove lei era rimasta così quieta e silenziosa che poco dopo nessuno si ricordava più della sua presenza. La sua coperta castigliana stillava acqua. Lei tremava dal freddo e aveva le gambe addormentate, ma la rincuorava l'idea di avvicinarsi minuto dopo minuto a Joaquin. Si toccava il petto dove erano nascoste le lettere d'amore e in silenzio le recitava a memoria. Il terzo giorno i passeggeri avevano perso gran parte dell'aggressività e giacevano prostrati, coi vestiti zuppi, un tantino ubriachi e parecchio demoralizzati. La baia risultò ben più ampia di quanto pensassero. Le distanze segnate sulle loro patetiche cartine non corrispondevano per nulla a quelle reali. E quando credettero di essere giunti a destinazione, scoprirono che c'era una seconda baia da attraversare, la baia di San Pablo. Sulle rive si intravedevano accampamenti e scialuppe gremite di gente e di mercanzie, e dietro a esse fitti boschi. Ma nemmeno lì si concluse il viaggio, perché prima dovettero passare attraverso un canale impetuoso per entrare in una terza baia quella di Susan, in cui la navigazione si fece ancora più lenta e difficile, e poi in un fiume angusto e profondo che li condusse fino a Sacramento. Finalmente si trovavano vicino alla terra in cui era stata scoperta la prima scheggia d'oro. Quell'insignificante frammento dalle dimensioni di un'unghia femminile aveva provocato un'incontrollabile invasione, aveva cambiato il volto della California e l'anima della nazione nordamericana, come avrebbe avuto modo di scrivere pochi anni dopo Jacob Todd, divenuto giornalista. Gli Stati Uniti sono stati fondati da pellegrini, pionieri e umili immigrati, sostenuti da un'etica del lavoro duro e del coraggio di fronte alle avversità. Loro ha tirato fuori il peggio del carattere americano, l'avidità e la violenza. Il capitano spiegò loro che la città di Sacramento era sbocciata nell'ultimo anno dalla sera alla mattina. Il porto era affollato dalle più diverse imbarcazioni, le strade erano ben tracciate, c'erano case e ed edifici in legno, negozi, una chiesa e un buon numero di bische, bar e bordelli. E tuttavia sembrava lo scenario di un naufragio per la gran quantità di sacchi, finimenti, attrezzi e ogni sorta di rifiuti seminati a terra dai minatori che avevano abbandonato tutto per recarsi ai filoni. Grandi uccellacci neri volavano sulla spazzatura e per le mosche era festa grande. E Eliza calcolò che in un paio di giorni avrebbe potuto percorrere il paese casa per casa, trovare Joaquin Andieta non sarebbe stato difficile. I passeggeri del barcone, che la prossimità del porto aveva reso vivaci e amichevoli, condividevano le ultime sorsate di liquore, si congedavano a grandi pacche e cantavano in coro a proposito di una certa Susanna, per lo stupore di Tao Qian che non riusciva a farsi una ragione di una tanto repentina trasformazione. Lui ed Eliza sbarcarono prima degli altri per via del loro bagaglio ridotto e si diressero senza esitare verso la zona cinese dove riuscirono a procacciarsi cibo e alloggio sotto un tendone di tela cerata. Eliza non poteva seguire le conversazioni in cantonese e l'unica cosa che desiderava era raccogliere informazioni sul suo innamorato, ma Tao Chien le ricordò che doveva tacere e le chiese di pazientare e mantenere la calma. Quella stessa notte allo Tiong Yi toccò curare la spalla slogata di un compatriota. Rimise l'osso al suo posto e si conquistò immediatamente il rispetto dell'accampamento. La mattina successiva i due iniziarono le ricerche di Joaquin Andieta. Verificarono che i compagni di viaggio erano già pronti per intraprendere il cammino verso i giacimenti. Alcuni erano riusciti a trovare dei muli per trasportare i bagagli, ma la maggior parte di loro viaggiava a piedi e si era sbarazzata di buona parte dei beni. Girarono l'intero paese senza trovare traccia di chi cercavano, ma ad alcuni cileni sembrava di ricordare qualcuno con quel nome, passato di lì uno o due mesi prima. Consigliarono loro di risalire il fiume, lì forse l'avrebbero incontrato. Era tutta questione di fortuna. Un mese era un'eternità, nessuno poteva ricordare chi era stato lì il giorno prima. I nomi e i destini altrui non avevano interesse, l'unica ossessione era loro. Cosa faremo adesso, Tao? Lavoreremo? Senza soldi non si può fare niente, replicò lui, gettandosi in spalla alcuni pezzi di stoffa trovati tra i rifiuti abbandonati. Non posso aspettare. Devo trovare Joaquin. Di soldi ne ho. Soldi cileni, non serviranno a molto. E i gioielli che mi sono rimasti, qualcosa varranno pure? Tienili da conto, qui valgono poco. Devo lavorare per potermi comprare un mulo. Mio padre andava di paese in paese a curare la gente, mio nonno anche, posso farlo anch'io, ma qui le distanze sono grandi, ho bisogno di un mulo. Un mulo? Ne abbiamo già uno, tu, testone come sei. Ah, meno testone di te. Recuperarono dei pali e alcune assi, chiesero in prestito qualche attrezzo e riuscirono a mettere insieme un alloggio con la stoffa che fungeva da tetto. Una gracile casupola pronta a crollare al primo colpo di vento forte, ma che almeno li poteva proteggere dalla rugiada notturna e dalle piogge primaverili. Era corsa voce della perizia di Tao Chien e presto iniziarono ad accorrere pazienti cinesi che si fecero garanti dello straordinario talento di quello Jong Yi, e poi messicani e cileni e infine qualche americano ed europeo. Quando si venne a sapere che Tao Chien era abile quanto i tre dottori bianchi e si faceva pagare di meno, in molti vinsero la ripugnanza nei confronti dei celestiali, tra virgolette, e decisero di provare la scienza asiatica. C'erano giorni in cui Tao Chien era talmente occupato da doversi fare aiutare da Eliza. La affascinava vedere le sue mani delicate ed esperte prendere il battito cardiaco nelle braccia o nelle gambe, palpare il corpo degli ammalati come se li accarezzasse, inserire gli aghi in punti misteriosi che solo lui sembrava conoscere. Quanti anni aveva quell'uomo? Una volta glielo chiese e lui replicò che, contando anche tutte le reincarnazioni, sicuramente ne aveva tra i sette e gli ottomila a occhio Elisa gliene dava una trentina, anche se a volte, quando rideva, sembrava più giovane di lei, tuttavia, quando si chinava su un malato in concentrazione assoluta, acquisiva l'aspetto venerando di una tartaruga. Allora era facile credere che il suo fardello fosse di molti secoli. Lo osservava ammirata mentre esaminava l'urina dei suoi pazienti in un bicchiere e dall'odore e dal colore era in grado di diagnosticare mali occulti, o quando studiava le pupille con una lente di ingrandimento per dedurre cosa mancava o cosa eccedeva nell'organismo. A volte si limitava a collocare le mani sul ventre o sul capo del paziente. Chiudeva gli occhi e dava l'impressione di perdersi in un lungo sogno. Cosa stavi facendo? gli chiedeva poi Eliza. Sentivo il suo dolore e gli trasmettevo energia. L'energia negativa produce sofferenze e malattie. Quella positiva può curare. E com'è questa energia positiva, Tao? Come l'amore? Calda e luminosa. Estrarre pallotto, le curare ferite da coltello erano interventi di routine ed Eliza perse la ripugnanza per il sangue e imparò a cucire la carne umana con la stessa tranquillità con cui prima ricamava le lenzuola della dote. La pratica chirurgica, svolta insieme all'inglese Ebenezer Hopes si rivelò di grande utilità per Tao. In quella terra infestata da serpi velenose non mancava mai chi ne veniva a punto e giungeva a gonfio e blu portato a spalle dai compagni. Le acque inquinate diffondevano democraticamente il colera, epidemia per la quale non si conosceva un rimedio nonché altre malattie dai sintomi meno sgrade, molto sgradevoli ma non sempre fatali. Tao Cieni incassava modiche tariffe, comunque sempre in anticipo, perché l'esperienza gli suggeriva che chi è spaventato paga senza batter ciglio, mentre chi ha potuto tirare un sospiro di sollievo mercanteggia. Al momento di riscuotere, gli si presentava l'anziano precettore con espressione di rimprovero, ma Tao lo scacciava. Maestro, non posso permettermi il lusso di essere generoso in queste circostanze, borbottava. Le parcelle non prevedevano l'anestesia e chi desiderava il conforto delle droghe o degli aghi doveva pagare un supplemento. Facevo un'eccezione. Per i ladri, che dopo un processo sommario erano sottoposti a frustate o al taglio delle orecchie. I minatori si vantavano della loro giustizia rapida, e nessuno era disposto a finanziare e a vigilare una prigione. Perché dai criminali non ti fai pagare? gli chiese Laisa. Perché. preferisco che mi debbano un favore, rispose lui.